Da qui tema di CRM, quindi che cosa intendiamo? CRM è una parola che ha un'origine lunga, viene ormai da tanti anni di storia, si parla di caso management, e quindi stiamo parlando di gestire una relazione con il cliente. Quindi di sicuro non è un'anagrafica dei clienti con gli steroidi, nel senso che non è un'anagrafica più ricca. Partiamo da un assunto che spesso l'anagrafica cliente alle aziende non ha nulla che racconta come sta la relazione, anzi, spesso è un'anagrafica che non parla di persone, ma parla di società. Resta il fatto che il business non si fa da azienda ad azienda, si fa da persona a persona, che vuol dire che quello che noi dobbiamo convincere all'interno di un'azienda è un buyer, un direttore tecnico, un amministratore, un imprenditore, un direttore commerciale. Direttore acquisti, quindi è una persona. Quindi innanzitutto abbiamo bisogno che l'anagrafica cliente sia un'anagrafica basata su persone e non basata su delle partite IVA di una società e di altre. Quello non può, quello paga le fatture, chi compra sono le persone. Dall'altra parte, un vero CRM è una piattaforma che mi consente di gestire le interazioni tra le nostre persone e le persone dell'azienda con cui vogliamo interagire. Quindi, quando interagire vuol dire avere informazione su cosa sta succedendo, su come si stanno muovendo, su qual è il livello di attenzione che ci stanno prestando, sui contatti che abbiamo. Questo è CRM, questo è gestione della relazione che è propedeutica, poi riuscire a sviluppare. Nella realtà esistono diverse indagini che raccontano, questa è una dell'osservatorio CRM, che dice che e il 76% dei manager d'Italia in realtà per fare analisi sui clienti, quali sono i clienti, come sono, stanno portando, quant'altro, lavora le informazioni in Excel. Prendendole, ma perché in Excel? Perché in realtà sono dati che spesso non si hanno se non quelli legati a quello che abbiamo già venduto, e quindi la fatturazione effettuata nei quindi non di una persona, un'azienda. Sono gli unici dati disponibili, ma quali sono? Il tipo di relazioni che abbiamo con questi, che caratteristiche hanno, che ruolo hanno i nostri interlocutori, sono tutte informazioni che normalmente non ci sono e quindi vengono generate facendo dei grandi file Excel che poi vengono utilizzate per analizzare proprio i mercati target. Questa è la situazione attuale, quindi sicuramente pensare che Excel sia un serbatoio su cui si cerca di infilare informazioni ed elaborarlo, oggi come oggi, non ha nulla a che vedere con una dinamicità delle interrelazioni e delle relazioni che la nostra azienda ha con l'azienda cliente, le nostre persone hanno con le persone che lavorano nell'azienda cliente. Tutto questo noi lo rappresentiamo in questa logica di ecosistema, che può sembrare molto complessa, racconto, che in qualche modo esplicita come si sviluppa la relazione in termini di cosa succede, di fase della relazione, ma anche in termini di canali e di cose che si possono fare o utilizzare per portare avanti. La guardiamo da sinistra a destra, quindi esistono dei luoghi, dei canali dove andiamo a cercare dei nuovi contatti. Organico per noi vuol dire uno che fa una ricerca online, oggi ha chiamato un in azienda da noi dicendo: ho visto il vostro sito, mi è piaciuto questo, vorrei parlare. Ha fatto una ricerca organica. Il mondo dei social, su cui le nostre aziende contano le cose e comunicano, che noi vediamo come una porta d'ingresso, non è una piazza dove raccontiamo delle cose, ma è un luogo d'ingresso per portare a le campagne paid che spesso le aziende fanno, le email marketing, le iniziative offline. Prossima settimana abbiamo questa azienda di distretto ceramico, c'è cioè Cersai, un momento di grande contatto offline con i soggetti. Tutti questi sono canali con cui entriamo in contatto con persone, ma che dobbiamo necessariamente portare in luoghi che sono nostri. Tipicamente il sito fa questo tipo di mestiere, se gestito in un certo modo, ovvero è la porta d'ingresso ai nostri database, ai nostri CRM, alle nostre banche contatti. E l'obiettivo di quella fase e del sito, quando lo si usa in logica di questo tipo, è esattamente quello di trasformare uno sconosciuto, abbiamo provato in fiera,
a cui che ha pubblicato qualcosa, ha dato una risposta sui canali social, ma i canali social sono nostri, sono di altri soggetti. Se uno mi risponde lì, io non so chi è, lo sanno altri, non spazio. Quindi il sito con le sue landing page, le aree riservate, diciamo, blog, sono i luoghi in cui dobbiamo cercare di trasformare uno sconosciuto in un lead. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo portare a casa i suoi dati. Abbiamo bisogno di portare a casa i suoi dati per poi poter fare le attività di nurturing, che vuol dire, abbiamo detto, un ciclo di vendite complesse, che vuol dire che noi dobbiamo dare per scontato che quando qualcuno mi scrive, non è detto che la partita si chiuda subito, anzi, ma non vuol neanche dire che se non si chiude subito non si possa chiudere domani. Tutta l'attività di nurturing che viene fatta sui contatti raccolti, verso newsletter, inviti a eventi, voi siete qua, una parte di voi perché è dentro il nostro CRM, abbiamo invitato a fare delle cose. Magari la prima interazione con voi l'abbiamo avuta un anno fa, però oggi siamo qua, stiamo facendo una cosa renderci interessanti se riusciamo a raccontare cose interessanti. Quindi tutte le loro, i webinar come questo, i demo, però di mail che vengono mandate con logiche sequenze, eventi e quant'altro, lavora in questa direzione. È chiaro che questa fase di nurturing riesce a essere efficace tanto più è profilata rispetto a chi voi siete, e questo è un altro dei temi per cui abbiamo bisogno, in uno dei casi approfondiremo proprio questo, di profilare via via raccogliendo informazioni i nostri. Da lì si entra e si deve entrare in una logica di opportunità, e quindi la parte dei temi, se qua diventano importanti altri temi, ovvero la gestione delle relazioni, la sociale, il tema di pagamenti certamente, ma anche ad esempio la gestione di una pipeline. Cosa vuol dire? Dopo vedremo qualche esempio. Vuol dire fare in modo che come azienda abbiamo un punto di vista abbastanza accurato su come si sta sviluppando la relazione commerciale, da quando diciamo, qui ci potrebbe essere un'opportunità, a quando il contratto è chiuso. Lì in mezzo ci sono tante fasi che a seconda delle dinamiche aziendali di tipo di business diventano, devo venire a fare un appuntamento, ti mando materiale, ti mando i campioni, devi fare una demo. Ti sto costruendo un'offerta personalizzata, dobbiamo coprogettare comunque i tecnici una proposta. A seconda del business ci sono tante fasi. Molto spesso le aziende non hanno informazioni puntuali, organizzate e sistematiche su quel contatto di quell'azienda, in che stadio è, e sono fondamentali perché permettono di avere una visione di cosa accadrà nei mesi successivi, anche in termini di generazione di fatturato. Da lì, se uno diventa cliente, entra tutto il tema del customer service, che ancora una volta è fondamentale perché è quello che permette di mantenere una relazione, selling, reselling, quant'altro, ma permette anche di avere informazioni che ci aiutano a capire dove abbiamo bisogno di intervenire per rafforzare la relazione o addirittura migliorare processi o migliorare i servizi. Quindi tutto questo, visto così sembra un mondo complesso, deve avere necessariamente come cuore il tema dei dati e il tema del dato di scontati. Quando diciamo CRM visto come qualcosa che mi aiuta a conoscere e gestire le relazioni, vuol dire qualcosa che mi aiuta a gestire tutti questi punti di contatto che possiamo avere con i nostri interlocutori nei diversi momenti che vanno da se è uno sconosciuto a se è un cliente con cui dobbiamo lavorare e di cui dobbiamo mantenere alta la prossima.